non sono stato Allora, visto eletto. che le faceva riferimento prima, questa consultazione che verrà indetta tra gli iscritti su Rousseau per valutare se proseguire o meno con l'esperienza del governo giallorosso, visto che prima faceva riferimento anche alla grammatica, non è una sgrammaticatura istituzionale, parole di Conte, fare una consultazione online dopo che ci sono già state le consultazioni al Quirinale? Guardi, io voglio porre sul tavolo questo elemento. Il Presidente farà le consultazioni, si toccheranno i temi di un progetto condiviso, per il Paese. Ci sarà certamente anche il tema della squadra, ma che, non riguarda ovviamente le consultazioni. Quello che ci interessa è portare al centro le risposte che dobbiamo dare ai cittadini, come dicevo prima. Dopodiché, alla fine di questo percorso, immagino, perché è sempre stato così, che il Partito Democratico farà una direzione nazionale dove deciderà se quel progetto viene approvato o meno. Noi lo facciamo con 110.000 iscritti. Qual è la differenza? Dal punto di vista proprio della grammatica istituzionale, qual è la differenza? Il fatto che noi abbiamo una direzione nazionale fatta da 110.000 iscritti? Perché se mettiamo in discussione il voto online, ecco, io questo lo accetto con meno facilità. È un voto certificato e Ok. quindi non è possibile mettere in discussione la piattaforma Rousseau, che ha subito delle critiche, che effettivamente è nata in un modo per avere un certo numero di accessi, è stata modificata, è stata sostituita la piattaforma, è stato sostituito il server, sono state date tutte le risposte a garante per la privacy che giustamente ha anche posto alcuni elementi di critica in campo e tutte le risposte sono state date. Quindi quella è una piattaforma sicura e certificata. Quella è, tra virgolette, non mi piace usare questo termine, ma lo dico, è la nostra direzione nazionale, è Certo, il nostro modo di prendere però le decisioni, lo facciamo con tutti i nostri nella iscritti. ritualità della Prima Repubblica le direzioni nazionali, le assemblee dei partiti ratificavano decisioni che erano state già insomma, praticate e messe in campo. Il responso di Rousseau sarà vincolante? Cioè, vale a dire, se vi bocciassero, a un certo punto voi andate dal capo dello Stato e dite abbiamo scherzato? Certamente sarà tanto vincolante quanto il responso della direzione del PD o di qualsiasi altro. Faccio questo esempio per semplicità, non è esemplificativo e non esaustivo di tutte le dinamiche dei vari movimenti politici o dei partiti politici che non sono il Movimento 5 Stelle. È esattamente la stessa cosa, ma anche la direzione nazionale del PD potrebbe decidere che quel progetto per il Paese non va bene e che non lo sostengono, che non si riesce a trovare la quadra con il Presidente del Consiglio e il Movimento 5 Stelle. E quindi non vedo quale sia la differenza. Quindi il quesito sarà inerente sul programma, sulla squadra, ma non sull'alleanza col PD? No, questo vedremo ovviamente nei prossimi giorni come sarà posto il quesito. Come sapete, il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che pone poi i temi e le modalità in votazione come da nostro statuto, quindi sarà lui a decidere il quesito e le tempistiche. Allora,